buonasera a voi. I nostri ascoltatori hanno ascoltato tutto il dibattito in diretta e niente, siamo lieti di avere qui adesso ai nostri microfoni Marco Conti, che è docente di economia dei trasporti presso il Politecnico di Milano. E niente, volevamo anche chiederle, un'intervista molto veloce, data anche l'ora, qual è, ecco, prima di tutto ringraziarla un po' anche dei dati economici che ha dato rispetto, si è parlato di TAV questa sera. Si è parlato di TAV nella prospettiva di Torino e mi sembra che sia venuto molto bene il dibattito da questo punto di vista, soprattutto per le conclusioni che ha tirato la FIOM, cioè che il contenuto tecnologico su cui deve basarsi la crescita di Torino, anche per vocazione storica che non è certo quella turistica, non trova riscontro nel scavare un buco che ha una tecnologia matura, non di contenuto innovativo, nullo, pressa poco, e per di più occupa pochissima gente, e per di più la occupa in tempi lunghi. Cioè mi sembra che il dibattito sia stato piuttosto chiaro da questo punto di vista: non è questa la strada strategica per far crescere l'economia torinese. Non mi sembra che nessuno, neanche il rappresentante di Confindustria, è riuscito a convincere molto su questo, perché poi tutto il discorso è girato invece su quali settori scommettere, e non far risparmiare un'ora ai treni merci, santo cielo, che qualcuno pensi che rilanci l'economia torinese, mi sembra persino incredibile, insomma non Certo. Quando poi anche nel momento in cui si discute del merito, si finisce per ragionare sulla qualità di un aereo da Milano verso Milano. Certo, certo. Quindi quale può essere il modo proprio più diretto, anche per la cittadinanza stessa, di percepire quella che è la realtà della TAV in questo caso? Beh, direi che la cosa principale da percepire è che per ogni euro pubblico speso, perché non dimentichiamo, al contrario delle strade che si pagano da sé, le ferrovie, mi spiace per i ferrovieri, deve pagare tutto lo Stato, perché i viaggiatori per ferrovia, sia merci che passeggeri, non pagano gli investimenti. Se dovessero pagare gli investimenti non viaggerebbe nessuno in treno, cioè il treno sembra messo davvero molto male con una finanza pubblica con poche risorse. E questo è un aspetto, ma non è il principale. L'aspetto principale è proprio sul contenuto tecnico. Se uno va su un cantiere dell'alta velocità, vabbè, questo sarà in galleria, non si vede, ma gli occupati, quelli che ci lavorano su, sono pochissimi, sono tutti lavori con altissima intensità di capitale ma bassa intensità di lavoro e basso contenuto di innovazione tecnologica. Ora, come si possa scommettere su una cosa di questo tipo per la crescita industriale dell'area torinese, mi sembra, faccio sforzi eroici, ma mi sembra molto molto difficile da cogliere, se non per il fatto che dicevo all'inizio che paga lo Stato, cioè che i soldi arrivano da Roma. Ma poi l'argomento portato oggi, ma i torinesi hanno pagato le tasse, non mi sembra robustissimo, perché tutti in Italia pro quota hanno pagato le tasse. I veneti dicono lo stesso: no, bisogna fare l'alta velocità da noi, anche se paga tutto lo Stato, perché noi abbiamo pagato le tasse. Non mi sembra un argomento molto fertile, insomma, non porta da nessuna parte. Che cosa la città di Torino potrebbe prendere da Milano, invece se c'è qualcosa di Milano potrebbe prendere da Torino per superare questa cosa? Ma mi è molto difficile, perché io poi sono uno specialista di trasporti, quindi è difficile generalizzare. Mi sembra che il rappresentante della FIOM abbia una visione estremamente lucida sul fatto di trasformare la tradizione produttiva, perché Milano in parte l'ha fatto, cioè di trasformare la produzione tecnologica e produttiva dell'automobile verso le frontiere più avanzate della tecnologia, e attraverso quello rilanciare rimanendo ancorati alle proprie tradizioni industriali.
Il problema, secondo me, perché ritorniamo nei trasporti, è che Fiat non ha un bagaglio particolarmente avanzato sull'innovazione. Ha fatto alcuni slanci di innovazione anni fa sui piccoli diesel, per esempio, su una serie di altre cose, ma sulle vetture ecologiche, diciamo, elettriche, eccetera. Io ho litigato quando ero al Ministero con i rappresentanti della Fiat perché mi sembravano inerti, cioè molto brutalmente al Ministero dicevo: cosa vi serve? Vi diamo dei soldi, ma cercate di sviluppare la frontiera delle tecnologie, non state sulle cose più consolidate. E loro cosa hanno fatto? Si sono messi a litigare tra di loro, perché Fiat era divisa al proprio interno su quale strategia industriale seguire, diciamo, il che poi fuori. Adesso si vedono i risultati, cioè i contenuti tecnologici ma l'uomo fa, io non ho particolari io non ho particolari simpatie per Marchionne, ma non si può dimenticare che l'industria automobilistica ha il laccio alla gola, cioè affronta una concorrenza internazionale infernale, quindi gli spazi reali di manovra di Marchionne sono molto piccoli, temo siano molto piccoli, perché i paesi ex terzo mondo riescono a competere in modo molto aggressivo e tutta la produzione mondiale è in sovrapproduzione, quindi credo di nuovo che la Fiamma abbia fatto ragionamenti molto giusti, che non è risparmiamo i 10 minuti di pausa che si salva la Fiat, ma ahimè l'industria automobilistica non è messa bene complessivamente, perché la pressione concorrenziale è fortissima, e allora bisogna fare in modo che la capacità di competere aumenti, e non è scavando un buco da 20 miliardi di euro che aumenta la capacità di competere, ahimè, magari bastasse quello, ben altro ci vuole. Va bene, allora noi la ringraziamo tantissimo, soltanto per chiudere, allora in questi giorni abbiamo sentito molte analisi, no, di quella che è la situazione odierna, non solo a Torino, ma in Italia e a livello mondiale, una nota di ottimismo. È quella che facevo alla fine del mio ultimo intervento, cioè è messo davvero molto male i paesi ricchi, cioè Stati Uniti, Giappone, il Giappone non è messo bene neanche lui, Giappone e Europa, ma per disgrazia e per fortuna, disgrazia perché ci fanno molta concorrenza, ma per fortuna perché fanno da volano per lo sviluppo, i BRIC, cioè Brasile, Cina, India e Russia, sembra risentire molto meno della crisi, perché hanno ormai un mercato interno abbastanza ampio da poter vivere senza di noi, in qualche, non esagero, ma quindi questo è un po' triste, perché sposta il centro del potere economico e della crescita fuori, più fuori da questi paesi, però è anche ancora in qualche modo una nota di ottimismo, cioè loro possono costituire dei mercati molto molto importanti che ci possono tenere in piedi se il governo facesse delle cose meno insensate di quello che a parere di tutti ormai sta facendo su come gestione di questa crisi. Anche le ultime dichiarazioni, che tutto con questa finanziaria si risolve tutto, come dire, imbarazzante, non ho altri aggettivi che dire, sono affermazioni imbarazzanti. Ecco. Va bene, allora noi la ringraziamo, grazie mille per averci dedicato questi 5 minuti, ricordiamo ancora agli ascoltatori Marco Ponti, docente di economia dei trasporti presso il Politecnico di Milano, grazie ancora e ringrazio voi e buon lavoro. Grazie, buon lavoro. Perché i media sono molto importanti.